Va ora in onda La Patata Bollente. Idee, progetti e visioni politiche sulla gestione della città. Incontro con i rappresentanti dei gruppi consiliari del Comune di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Patata Bollente, il programma di Radio Dolce Vita nel quale incontriamo i nostri consiglieri comunali. Oggi sono con noi due consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico e sono Francesco Colaiacovo e Ilaria Baraldi, che saluto e ringrazio di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo in questo programma naturalmente della gestione della città. Sono 3 anni che c'è una nuova amministrazione, quindi la prima domanda che vi faccio è: come sta andando? Io credo che stia andando peggio di quanto si potesse immaginare. Per poter amministrare bene una città bisogna partire da quella che è la struttura amministrativa. L'azione di questa giunta ha depauperato le risorse umane di quella che è l'amministrazione del Comune di Ferrara, di quelli che sono gli apparati amministrativi, e di questo se ne vedono le conseguenze in città. Per 2-3 anni abbiamo visto le sofferenze nell'ambito dei servizi anagrafici, al di là del fatto che sono stati completamente impoveriti quelli decentrati, le difficoltà che hanno avuto i cittadini ad accedere al servizio centrale anche in Fausto Beretta, perché non venivano fatte assunzioni, le difficoltà per lo sportello sull'edilizia, l'incapacità dell'amministrazione a saper rispondere soltanto anche alle mail stesse e dare appuntamenti. Nella progettazione basta pensare ai tanti errori e tante incapacità che ha mostrato e fragilità che ha mostrato questa amministrazione anche per accedere ai fondi PNRR. Basta ricordare le cosiddette corti di Angelica, che sarebbe il completamento di quelle che sono state le corti di Medoro, del recupero dell'ex Palaspecchi. Ha ricevuto 15 milioni dal PNRR l'amministrazione comunale, non è in grado di andare avanti perché non è stata capace di interloquire con i proprietari, cioè ha presentato un progetto senza disponibilità dell'area, per cui adesso vuol procedere con gli espropri, ma il rischio è quello di perdere questo importante contributo. L'estemporaneità anche nel palazzetto, quello dello sport e della palestra per 1000 posti plurifunzionale in Foro Boario, anche lì ha candidato un progetto, ha ricevuto la disponibilità del finanziamento, ma sappiamo che lì non è stato previsto allo stato attuale, non c'è la disponibilità dell'area né per i parcheggi né per la viabilità, per cui i parcheggi saranno quelli della zona di via Barlam, l'accesso sarà quello di via Barlam, vuol dire andare a penalizzare un quartiere che già sconta un traffico piuttosto intenso, quindi andare a prevedere un'opera di questo tipo senza prevedere le conseguenze è veramente puro dilettantismo, e questo dimostra non solo incapacità politica ma appunto anche il depauperamento delle risorse umane dell'amministrazione. Basta pensare al caos che è generato nell'assegnazione delle palestre. Prima c'era tutto un sistema collaudato da anni, la volontà di modificare, di cambiare ha portato semplicemente a non rinnovare le concessioni di 4 palestre a 4 importanti società ferraresi, eliminare la commissione palestre e creare quel caos che abbiamo tutti potuto assistere, dove credo che per la prima volta in Italia, a Ferrara perlomeno, si sia giunti a dover chiamare le forze dell'ordine per dirimere una controversia per la fruibilità di spazi di palestre. Questo è il caos che viene generato, per poi dopo, per non parlare dell'incapacità ad esempio dell'applicare del PUMS, l'incapacità di saper progettare la città tramite il PUG. Noi sappiamo che soltanto recentemente è stato assegnato a uno studio la redazione del nuovo piano urbano generale, e dove siamo ancora nella fase prodromica iniziale. Gli strumenti urbanistici a Ferrara sono fermi al 31 dicembre 2021 proprio per il ritardo, e questa è una delle peculiarità dei principali atti e azioni che deve portare avanti un'amministrazione comunale, è quello di sapere disegnare la città del futuro, e qui siamo completamente fuori alle improvvisazioni, per cui si agisce sulla base delle singole richieste dei privati e si va a fare delle varianti ad hoc di volta in volta senza un disegno, senza un progetto.
Non voglio utilizzare tutto il tempo di questa trasmissione perché potrei andare sui servizi sociali. Noi abbiamo avuto una fase pandemica, una guerra che ci ha portato dei profughi a Ferrara e non c'è stato un investimento di un euro in più da parte dell'amministrazione comunale per far fronte a queste emergenze. Le risorse che sono arrivate a Ferrara sono solo risorse dello Stato o della Regione, per dire, quindi non si è modificato di nulla e non si è adeguato, non si è adattato quelle che sono i servizi alle fragilità in funzione di quelle emergenze che si sono presentate, Aggiungo qualcosa perché è evidente che questa amministrazione, quando ha vinto e per vincere, si è presentata con grandi proclami di rovesciamento di sistemi e di rilancio della città. Quello che purtroppo dicono le statistiche è che Ferrara continua a perdere posizioni nelle varie graduatorie della qualità della vita, non soltanto in regione, ma anche in Italia. Quindi questo certamente non è un buon segnale di cui andare fieri. La loro proclamata vicinanza alle associazioni di categoria e ai liberi professionisti si scontra contro ciò che già anticipava il collega Colaiacovo, e cioè una farraginosità e una complicazione estrema nel raggiungere gli uffici. Basti pensare agli ordini professionali dei geometri, degli ingegneri e degli architetti che hanno fatto presente che in una situazione del genere non è assolutamente possibile lavorare, non potendo loro nemmeno colloquiare con gli uffici comunali. Ma direi che possiamo aggiungere anche una certa spregiudicatezza nell'amministrare. Basti citare il regolamento per l'edilizia popolare che è stato sanzionato come incostituzionale con diverse ordinanze e sentenze del giudice che hanno condannato il comune a rivedere il regolamento e a riformulare la graduatoria perché era stato scritto in maniera evidentemente discriminatoria nei confronti di persone non residenti e cittadini extra comunitari, così come i buoni spesa che lo Stato ha in termini economici elargito agli enti locali durante la pandemia sono stati distribuiti anch'essi in modo discriminatorio. Quindi devo dire che grandi proclami, molte perplessità sulla reale capacità amministrativa di questa giunta. Una ciliegina sulla torta per dimostrare il dilettantismo unito alla spregiudicatezza di questa giunta. Al 30 settembre di ogni anno, per una legge voluta dal governo Berlusconi nel 2011, gli enti locali devono presentare il bilancio consolidato riferito all'anno precedente. Quindi questo 30 settembre doveva essere riferito al 31 dicembre 2021. Il mancato adempimento di questo obbligo prevede il blocco delle assunzioni per gli enti locali. Noi siamo andati ad approvare in Consiglio Comunale il consolidato, quindi era 7 novembre. Tra il 1 ottobre e il 6 novembre il Comune di Ferrara ha assunto ben 30 persone, quindi persone che ai sensi di più sentenze della Corte dei Conti è prevista anche la nullità di queste assunzioni, di questi contratti, e oltre che la responsabilità per danno erariale del dirigente che li sottoscrive. Abbiamo chiesto alla Giunta di prendere tutti i provvedimenti necessari a tutelare questi 30 lavoratori. Ecco, quindi prendersi gioco, rischiare, prendersi gioco appunto di giovani lavoratori, giovani professionisti che hanno delle aspettative nell'essere assunti dall'amministrazione comunale, credo che sia un fatto estremamente grave perché la spregiudicatezza va bene, ma quando si prende gioco del futuro e della dignità dei lavoratori, delle persone, è un atto molto molto grave. Quindi il nostro auspicio è che queste 30 persone assunte, quindi lavoratori e lavoratrici assunte dal Comune di Ferrara, non possano subire questo danno dovuto all'incapacità dell'amministrazione di adempiere ai propri doveri. Veniamo adesso a quelle che sono le tematiche tradizionali nell'amministrazione di una città e quindi sentiamo le proposte del Partito Democratico Ferrarese, ad esempio sull'urbanistica. L'urbanistica è una delle competenze fondamentali di un'amministrazione comunale, perché legata all'urbanistica c'è tutta quella che è la vita di una città, la socialità, la cultura, i servizi. Quindi non è un semplice addizionare casa su casa, no? Ma vuol dire avere un'idea, pensare la città. Come Partito Democratico noi abbiamo un punto fermo, consumo zero di nuovo suolo. Quindi noi abbiamo una città dove ci sono dei non luoghi, delle zone della città che hanno perso le loro funzioni e quindi sono abbandonate.
Quindi sono luoghi a cui va ridata un'identità, rigenerati. È su quello che noi punteremo. Punteremo a rigenerare quelle aree, quei luoghi della città che hanno perso le loro funzioni, ridandogli funzioni e vitalità, pensando a dei luoghi dove le persone possono sviluppare le loro relazioni e la loro identità, che è il luogo, come si dice, del ritorno, di dove uno ha sperimentato le prime relazioni. Ecco, quindi questo legame forte che ciascuno di noi sente con il luogo, con il territorio, dove è cresciuto, dove è nato, dove è cresciuto, dove è vissuto, dove ha fatto le proprie esperienze. Ecco, quindi noi siamo fermamente contrari a idee tipo quello del progetto Feris, che prevede la costruzione di un centro commerciale a ridosso delle mura, che va contro un principio che era nel PSC, redatto sempre dall'amministrazione di centrosinistra, approvato nel 2009, dove in quell'area, in quella zona cuscinetto, diciamo, del vallo delle mura, aveva previsto costruzione zero, che doveva essere solo aree di riequilibrio ambientale. Quindi la presa in giro che viene considerata, come viene detto, viene raccontata questa giunta, che quella è rigenerazione urbana, trasformare un'area agricola a ridosso delle mura, andando contro ai vincoli paesaggistici, alla bellezza delle mura, appunto al consumo di suolo e all'aumento di traffico, è un qualcosa che vi vendete. Ecco, questo è il modo più semplice e diretto per testimoniare la diversità tra la nostra visione di urbanistica e quella di questa giunta. Sì, ma aggiungo soltanto una coda al ragionamento di Francesco sul progetto Feris che viene venduto da questa giunta e dall'assessore Balboni principalmente come uno strumento per fornire nuovi alloggi per gli studenti, che è evidentemente l'unico modo che questa giunta ha per affrontare il tema di Ferrara città universitaria. Dimentica di dire che questo grosso progetto, appunto, all'interno del quale non si capisce bene come possano stare in equilibrio il recupero dell'ex caserma di Pozzuolo del Friuli e la costruzione di un nuovo ipermercato e la costruzione di un grande parcheggio anch'esso a ridosso delle mura, dimentica comunque di dire che gli appartamenti che servirebbero per gli studenti non sono appartamenti estranei al mercato privato, quindi non ci sarebbe nessun vantaggio per gli studenti nell'affittare quello spazio piuttosto che nel mercato immobiliare, che come sappiamo in questo momento è particolarmente complicato per chi viene da fuori Ferrara con l'intento di studiare. Dopo aver affrontato le vostre proposte riguardo all'urbanistica, parliamo adesso di mobilità, perché una città moderna deve mettere in condizione i cittadini di spostarsi nel modo migliore e anche, guardando al futuro, magari anche in modo ecologico. Sì, qui ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, perché è un dato di fatto che da questo punto di vista la città negli ultimi anni sia orribilmente cambiata e sia stata deturpata per la presenza costante delle automobili in centro. Persone che vengono da fuori Ferrara e che non la visitano e non la vedono da un po' di tempo esprimono enorme perplessità rispetto e incomprensione rispetto a questa nuova modalità di affrontare appunto la mobilità in centro, che dovrebbe essere il salotto della nostra città. A domande pertinenti con interrogazioni e question time in consiglio, pare però che nessuno all'interno della giunta sappia spiegare per quale motivo le macchine, i furgoni, a volte spesso anche insomma di grandi dimensioni, transitano senza alcun problema in centro e senza nessun tipo di contravvenzione si fermino anche per molte ore ai lati di Martiri della Libertà o di Piazza Trento Trieste. Ecco, questa è una vergogna per una città UNESCO, patrimonio dell'umanità, che almeno da quel punto di vista, fino all'arrivo appunto di questa giunta di destra, aveva fatto enormi sforzi e enormi passi avanti per riuscire a ampliare la zona a traffico limitato, per creare delle zone a traffico 30 km orari per la protezione dei pedoni e dei ciclisti, e che aveva investito moltissimo nelle piste ciclabili. Quindi l'idea è ovviamente quella di anzitutto
tutto riportare una situazione di normalità e di decoro in centro, impedendo l'accesso di autoveicoli che non abbiano la stretta necessità di passarvi, creando ovviamente degli interporti e degli spazi che consentano il trasporto delle merci a coloro che lavorano in centro. Poi è evidente che appunto per le dimensioni della nostra città uno sforzo sempre ulteriore e maggiore va fatto nella costruzione e nella manutenzione delle piste ciclabili, consentendo alle persone di potersi spostare anche con i nuovi mezzi elettrici che vengono spesso messi a disposizione. Non dimentichiamo che il nostro è un comune tra i più estesi in Italia, quindi è evidente che il trasporto pubblico locale ha un'importanza fondamentale per raggiungere tutte le frazioni e tutti i luoghi che non sono immediatamente vicini al centro, anche in considerazione del fatto che molto spesso nelle zone periferiche vivono persone anziane, persone da sole, o appunto, per ritornare al ragionamento di prima sulla città universitaria, nulla vieterebbe che gli universitari potessero andare ad abitare anche nelle zone un po' più periferiche, a patto ovviamente che poi potessero facilmente raggiungere i luoghi del centro e dello studio. Riguardo all'ambiente, quali sono le vostre proposte? Per quanto riguarda l'ambiente, l'idea va subito al tema dei rifiuti, no? Della gestione dei rifiuti. Noi siamo rimasti molto delusi dall'assessore Balboni, che senza coinvolgimento della città non ha fatto nulla, non ha espresso nessuna posizione rispetto all'aumento di 12.000 tonnellate da conferire nel termovalorizzatore di Via Diana. Termovalorizzatori che sono necessari, ma non sono il fine, non possono essere il fine ultimo della gestione dei rifiuti. Sono necessari, come quando a Ferrara nel 2000 è stata chiusa l'ultima discarica. Non so quante città in Italia, capoluogo di provincia, possono vantare il fatto che dal 2000 abbiano chiuso l'ultima discarica. E questo è stato possibile grazie chiaramente a un termovalorizzatore di ultima generazione come quello di Via Diana. Però l'obiettivo nostro è sempre stato quello dell'aumento della raccolta differenziata, a quello che è avvenuto grazie alle politiche della Giunta Tagliani, che ha portato il nostro comune a oltre l'87% di raccolta differenziata. Quindi vuol dire che aumentare la raccolta differenziata vuol dire, in un piano regionale, cominciare a smaltire i termovalorizzatori, quelli più obsoleti. E quindi non si può andare ad aumentare il carico su un termovalorizzatore facendo provenire i rifiuti da fuori regione, fondamentalmente. Il discorso dell'inquinamento, qui richiamo quello che diceva prima Ilaria, cioè in una città dove non si fanno interventi così come erano previsti dal PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, come che è stato adottato dalla precedente giunta Tagliani e poi approvato a fine 2019, proprio nell'ultimo tempo utile da questa giunta, in realtà allo stato attuale vede poca attuazione. Non ci sono zone 30 in centro, non c'è un ampliamento della ZTL come era auspicabile, non ci sono parcheggi di attestamento per ridurre i transiti in centro, c'è un aumento, come abbiamo visto, nelle ZTL di traffico, soprattutto di mezzi pesanti, e questo qui sicuramente non fa bene, non va incontro alla necessità di migliorare la qualità dell'aria. È necessario avere una progettualità anche in questo senso, così come c'è stata una progettualità quando all'inizio degli anni 2000, con l'accordo di programma con il polo chimico, furono fatti interventi di milioni di euro per efficientare ad esempio le aziende del polo chimico. Questo ha comportato un notevole abbassamento, cioè gli sforamenti ci sono sempre, però gli sforamenti a Ferrara sono diminuiti nonostante sia negli anni stato sempre abbassato qual è il limite della PM10. Quindi questo grazie a una politica virtuosa di visione. Oggi come oggi, anche su questo campo qui non si sta facendo nulla, neanche per quanto riguarda le zone produttive, quindi il traffico che si ammassa in centro. Quindi non c'è una politica indirizzata a ridurre le emissioni di elementi inquinanti. E soprattutto l'elemento più grave è il Parco Sud. Noi dobbiamo ricordare che a fine 2018, inizio 2019, si era arrivati alla firma, mancava l'ultima firma, quindi c'era già stato il carteggio tra Demanio e il sindaco Tagliani per la permuta tra il Parco Urbano Sud, cioè 160 ettari di Parco Urbano Sud e un'area edificabile dentro l'ex MOF.
che sarebbe quindi una permuta, che aveva un valore che sfiorava i 5 milioni di euro. Questa giunta, con una delibera dell'aprile 2021, ha risolto questo accordo e non è andata avanti con questo accordo, per cui è bene che i ferraresi lo sappiano: nella presentazione delle linee strategiche del piano urbano generale, che c'è stato qualche settimana fa, secondo l'idea di questa giunta, il Parco Sud è la Rivana. Quindi dai 160 ettari che erano previsti di acquisizione, che vanno dall'aeroporto fino alla San Martina, 160 ettari che dovevano essere acquisiti dal comune per trasformarlo in Parco Sud, nelle idee di questa giunta, nel piano urbano generale, è la Rivana. Sì, aggiungo al ragionamento iniziale che faceva Francesco sulla gestione dei rifiuti che il passaggio che ci fu nell'ultimo quinquennio della legislatura precedente a questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti prevedeva che si passasse alla tariffazione puntuale, avendo un meccanismo tale per cui si paga in funzione di quanto non si riesce a differenziare. È evidente che il cittadino è spinto a differenziare il più possibile, onde conferire meno sacchetti possibili. Purtroppo anche da questo punto di vista non c'è stato nessun passo avanti, nel senso che il lavoro era impostato, quindi in realtà l'assessore Balboni non sarebbe rimasto altro che, insomma, tentare di concluderlo. Ma non solo non sono diminuite le tariffe, ma addirittura, insomma, in molti casi sono aumentate, perché sono diminuiti comunque i conferimenti gratuiti, ivi compresi. Questo evidentemente per i nuclei familiari nemmeno numerosi, perché si parte da nuclei familiari di 3, soprattutto in un momento del genere, è ovviamente un grossissimo problema. Sempre sul fronte dell'ambiente, credo valga la pena ricordare che abbiamo più volte discusso in consiglio comunale la assoluta impreparazione da parte di questa giunta di percorsi che coinvolgano i cittadini sul fronte, ad esempio, di un nuovo impianto che si dovrebbe fare a Villanova, un impianto a biometano sul quale i cittadini che vivono nelle zone attigue continuano ad avere informazioni assolutamente non congrue e non sufficienti per riuscire a farsi un'idea di quello che sta succedendo. Ora è del tutto evidente che sia a livello nazionale che a livello regionale l'indicazione è quella di andare verso delle fonti di produzione di energie alternative e sostenibili. Questo però non può essere fatto sulla testa della gente senza che le persone che vivono nelle zone attigue non vengano informate e coinvolte in questi percorsi. E a proposito di quanto sia cambiata la città, penso che un passaggio vada fatto su che cosa intende questa giunta per cultura e che cosa intende il Partito Democratico per cultura. È innegabile che in questo momento la città offra moltissime opportunità e moltissime occasioni di ritrovarsi in centro. Non mi sognerei mai di dire che gli eventi che questa giunta pubblicizza e costruisce sono eventi, appunto, che non richiamino pubblico. C'è però, secondo me, una profonda differenza di fondo, nel senso che le politiche culturali su cui era impostata questa città e che stavano dando degli eccellenti risultati, perché il trend nel corso degli anni così diceva, era una politica culturale impostata a rendere Ferrara un'eccellenza, mettendola nelle condizioni di creare degli eventi che solo Ferrara offriva. Basti ricordare le stagioni musicali al Teatro Abbado o le rinomate in tutto il mondo mostre a Palazzo dei Diamanti. Ho fatto soltanto i due esempi più eclatanti e più famosi, ma c'era anche Ferrara sotto le stelle, che non era semplicemente un cartellone di concerti estivi, perché a Ferrara sono passati con date uniche gruppi e cantanti che non andavano in nessun altro luogo d'Italia. Quindi Ferrara era famosa in Italia e nel mondo grazie a queste eccellenze. Ora è del tutto evidente che sono due politiche molto differenti, perché fare il Ferrara Food Festival e quindi portare migliaia di persone in piazza a gustare la cucina gastronomica di Ferrara ha un impatto visivo certamente molto forte. Noi dubitiamo che nel corso degli anni questa sia una politica che possa continuare a mantenere Ferrara a livelli altissimi, e infatti lo
lo dimostra il cambio radicale della politica delle mostre a Palazzo dei Diamanti rispetto a Ferrara Arte. Mi permetto di accennare al fatto che non è rimasto più nessuno di coloro che nel corso degli anni aveva reso Ferrara Arte un'eccellenza, quando diciamo eccellenza intendiamo anche che i musei prestavano i quadri gratuitamente a Ferrara, perché era Ferrara Palazzo dei Diamanti. Non è una cosa banale e scontata, è il blasone del soggetto che ti chiede in prestito un quadro per fare una mostra di risonanza mondiale. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto che con l'arrivo dell'attuale sottosegretario alla cultura Sgarbi il cambiamento di politica culturale è stato radicale. Abbiamo appunto cominciato a comprare mostre fatte altrove, magari blockbuster, magari si vedono le code davanti a Palazzo dei Diamanti, ma sono mostre che contemporaneamente magari vengono fatte anche a Reggio Emilia e a Roma. Allora, attendere, questa è una politica culturale che pensiamo che possa far bene alla città di Ferrara? Noi crediamo che nel giro di qualche anno il giochino venga scoperto e che si rischi appunto di diventare una qualsiasi città di medie dimensioni nel nord Italia. Un altro elemento relativamente alla cultura, è evidente che questa giunta ha puntato tutto sui grandi eventi, benissimo, perché a parte la location scelta per il concerto di Bruce Springsteen, che lascia aperte moltissime domande sul rispetto del parco urbano e su quello che resterà del parco urbano dopo che 60.000 persone l'avranno pestato per ascoltare il concerto, manca completamente una politica della cultura diffusa, perché non tutte le persone possono permettersi i grandi concerti, non tutte le persone amano andare a sentire concerti d'estate sul listone, mentre ci sono molte persone anziane, ma anche moltissimi bambini e bambine che hanno diritto ad una cultura che abbia un'impronta pubblica, un'idea pubblica di cultura, di diffusione, che appunto lavori sul concetto di comunità per tornare, ecco, a fare di Ferrara quella che una volta era senz'altro una città più solidale e inclusiva e che adesso decisamente ci sembra solo molto orientata al marketing. Su queste parole della consigliera Ilaria Baraldi chiudiamo il programma di oggi. Vi ricordo, avete ascoltato La Patata Bollente, il programma di Radio Dolce Vita nel quale incontriamo i nostri consiglieri comunali appunto per dare uno sguardo all'interno del nostro palazzo comunale. Oggi sono stati con noi Francesco Colaiacovo e Ilaria Baraldi, entrambi appartenenti al gruppo del Partito Democratico all'interno appunto del nostro consiglio comunale. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. L'appuntamento è alla prossima puntata della Patata Bollente. Avete ascoltato La Patata Bollente. Idee, progetti e visioni politiche sulla gestione della città. Incontro con i rappresentanti dei gruppi consiliari del Comune di Ferrara.